Senti, ma invece sai che tra qualche giorno ci sarà questo convegno organizzato a Verona che ha suscitato molte polemiche anche da alcune organizzazioni integraliste cattoliche dove si dice che i gay sono Sì, ma io devo delle dire che in persone quel... ammalate, che bisogna curarle, che Sì, ecco, l'aborto deve sì, essere comunque curiamoci. considerato Allora, illegittimo. stiamo facendo dei passi indietro, ma proprio dei passi indietro, galoppiamo al contrario. Cioè, se c'è un partito, se c'è un partito che ha lasciato qualcosa in questo paese che esiste, è la legge 94 e il divorzio. La legge 94 è un diritto Che è femminile, quella non che c'è una concede, donna che ha reso abortista, legale l'aborto. non esiste una donna che ama l'aborto, Certo. però è un diritto nostro, se proprio siamo costretti o non vogliamo o non possiamo, avere il diritto di abortire, anche se è orribile la cosa, no? È orribile perché ogni donna soffre per una cosa del genere, e l'altra è il divorzio, ma insomma, gli altri cosa posso dire? Qui hanno fatto questo, lì hanno fatto quello, loro... I radicali hanno ottenuto queste due cose, che siamo andati per la strada e abbiamo firmato tutti e basta, non Che si può bisogna. tornare indietro. E invece questa questione degli omosessuali che sono delle Ma persone non sono malati, malate da nascono già curare? così. Io ho avuto per esempio un assistente gay che mi ha detto che a 4 anni lo sapeva già che era gay. Siccome andava dalle monache, ha detto, la monaca era già entrata in me. Cioè, capito? Sì, perché ormai si sa che è E che genetico sono e ci tanti, si quindi nasce. tanti. Evidentemente questa cosa sociale è un fatto sociale anche della donna che ha preso, cosa si può dire, che conduce la sua vita, che non è più così succube, poi le ammazzano come le zanzare. Appunto, però è questo che disturba Ma credi forse. che si stia Okay. tornando indietro, per esempio, Sì. su alcune conquiste che sono state ottenute in questi Ma anni se sono gay, da sono parte gay, delle cosa donne, vogliamo no, ma fare? anche da parte delle Ammazzarli? donne? Ma no, io trovo molto brutto questo fatto di dire gli uomini sono colpevoli e le donne sono perfette. No, ci sono delle donne straordinarie e delle donne no, imperfette, veramente cattive, forse che rispondono male o così. E ci sono degli uomini straordinari e degli uomini tremendi, cioè non riesco a dire tutti gli uomini sono terribili, io una donna meravigliosa, tutte brave. No, non sono No, d'accordo. ma come tipo di conquiste che sono state Beh, io ottenute in volevo società? fare organizzando da sola, uno sciopero femminile, cioè in cui tutte le donne che fossero commesse, che fossero avvocati, che fossero, si fermassero di lavorare. Per far capire quanto le donne sono importanti nel lavoro. Ma ho dovuto fermarmi anche con le colleghe, o con qualche... perché ci sono troppe precarie e loro non possono Certo, e non è permettersi. Cacciari possibile. mi ha detto, ci sono anche gli uomini precari, Certo. occupatene tu, io mi occupo delle Già hai donne. detto.